Ciao a tutti ragazzi, benvenuti allo Shibuya Caffè. Ciao Chris. Ciao Luca. Oggi vi parliamo di un manga passato, forse un pochino in sordina, ma che vale la pena recuperare se siete amanti del genere splatter horror. Eccolo qua, stiamo parlando di Incubi ad occhi aperti. Di Oki Tenemuro esce tra il 2014 e il 2018 per Futabasha. Viene portato in Italia da Planet Manga. L'autore è Hitori Renda. Chris, ti dice qualcosa Hitori Renda? Ma certo che mi dice qualcosa. Mi dice Osama Game, è lo stesso disegnatore. Abbiamo già parlato di Osama Game nel vecchio video sui survival game. Io ce l'ho tutto, è una bella storia, un survival game, disegni molto splatter, quindi sicuramente si rifanno molto a questo tipo di storia. I disegni sono belli, quindi già questo per me è un punto positivo. 9 volumi in Italia per Planet Manga, andiamo a vedere questa edizione. Partiamo dalle copertine, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4, numero 5, numero 6, numero 7, numero 8 e numero 9. Veniamo a vedere ora il numero 1 come si presenta. Copertina colori con, già vedete il disegno, un bellissimo disegno come vi ho fatto poi anche vedere per tutte le altre copertine. Retro di copertina dove c'è un pochettino la trama e dove si ribadisce dal disegnatore del grande successo Osama Game, il gioco del re. Un horror carico di azione e tensione. L'edizione tutto sommato è economica, lo vediamo anche aprendo il volume dove nel retro di copertina e in fondo ci sono delle pubblicità di altri manga. In fondo vediamo sopra al codice a barre la barretta rossa che vuol dire manga consigliato a un pubblico adulto, dopo vedremo il perché. Prezzo 4,50€. La Planet, così come fa per Darwin's Game, che vi abbiamo fatto un video di recente, parte con un prezzo nel 2016 di 4,50€ e arriva nel 2019 a 5,50€. L'edizione è economica, i disegni però sono fantastici, stampati su carta non bianchissima, leggermente riciclata, ma comunque l'inchiostro non rimane sulle dita. Possiamo dire che comunque è un'edizione economica abbastanza ben fatta. Chris, però, veniamo finalmente a parlare di che cosa tratta questo manga. Kanata e il suo amico Tokiji sono due normalissimi adolescenti. In una storia ambientata nel Giappone moderno accadono inquietanti e misteriosi morti violente, dove il volto della vittima viene trasformato nella testa di un animale prima di esplodere. Esistono solo voci su questi strani incidenti, finché un giorno ciò non accade proprio nella scuola di Kanata. Il ragazzo coinvolto nell'incidente guadagna la rimozione del limite, abilità che gli permette di potenziare una sua singola capacità, con il difetto di mandarne un'altra fuori controllo. Successivamente egli incontra una meravigliosa donna di nome Shiki, vestita con una tuta nera attillata da combattimento, che coinvolgerà lui e l'amico sempre più in questi incidenti. Cosa sta succedendo nel mondo? Quale misteriosa organizzazione è dietro a tutto ciò? È l'inizio dello svelarsi di una cospirazione a livello planetario. Bellissimi in questo manga i personaggi, ne citiamo alcuni, Asu che viene presentato come un essere quasi superiore, oppure Shiki che è quello più umanizzato. Per non dimenticare il rapporto che si crea e che diventa veramente interessante all'interno della storia tra Nozakura e Satoru. Infatti Chris, il racconto è imprevedibile, è molto interessante. È interessante perché comunque è una storia che non abbiamo mai visto, quindi ha sicuramente una buona originalità. Originalità che però comunque dopo i primi 2, 3, 4 volumi un pochino si perde. Sicuramente poteva essere sviluppato meglio, anche i personaggi potevano essere sviluppati meglio. Forse durando qualche volume in più l'autore sarebbe riuscito a fare un pochino meglio le cose, però comunque diciamo che gli diamo un bel voto nonostante tutto. La storia è stata sviluppata discretamente, i personaggi sono discreti, quindi nel suo insieme comunque è una buona opera. Sì, tantissimi belli spunti in un manga che forse poteva durare anche qualcosina in più,
semplicemente approfondendo alcuni personaggi e alcune storie, però a nostro avviso ben fatto. Soprattutto anche per la qualità del disegno, che ci sta di brutto con la storia. Il disegnatore ha comunque il suo marchio di fabbrica, che sono queste tipologie di disegni, questi disegni splatter, quindi questo racconto che comunque rimane a tema splatter, horror, quindi con disegni molto cupi, con scene molto violente, splatter, sicuramente è un punto forte. Sì, vi diciamo, il manga è bello, noi alla fine ve lo consigliamo, gli diamo un bel voto, però dovete essere consci di quello che andate a comprare, scene violente, scene horror, molti di questi legati anche a scene a tema sessuale volutamente esagerate e volutamente esasperate in ambito horror, per cui se queste cose vi danno fastidio lasciate perdere. Sicuramente comunque è una lettura fuori dal comune, una lettura diversa dalle solite letture, quindi chi è abituato ai soliti shonen sempre uguali, chi è abituato comunque anche ai classici thriller, tutti comunque più o meno simili, sicuramente questa storia sarà un pochino diversa. Una storia malata. Sì, appunto, ha detto bene Luca, una storia malata, una storia fuori di testa, con tanti colpi di scena, tante scene proprio fuori dal normale, quindi sicuramente una cosa diversa. Se però, ripeto, siete consci di quello che state comprando e vi interessa il genere horror splatter, consigliato. Chris, dove lo possiamo reperire questo manga e se uno non volesse leggere il manga trova altro riguardo a questa storia? Allora, sicuramente noi lo consigliamo, il manga lo potete trovare sui mercatini usati, su eBay, purtroppo non è trovabile su Amazon, quindi non andate a cercarlo su Amazon perché non, purtroppo Amazon non l'ha mai preso questo manga, già ai tempi in cui usciva. E comunque bisogna recuperare il manga, Chris, perché non esiste altro, giusto? No, purtroppo di questo manga al momento esiste solo la versione cartacea. Non esistono anime, non esiste live action, non esiste assolutamente nulla. Noi vi rimandiamo al prossimo video. Un saluto da Luca. Un saluto da Chris. E ciao. Dallo Shibuya Caffè. Ciao a tutti ragazzi.